Oggi c'è il 1° maggio, c'è l'Africa in piazza. Che significato diamo all'avere portato l'Africa in piazza il giorno della festa dei lavoratori? È meraviglioso che questo avvenga proprio a Bologna, la città che nel Medioevo è stata un punto d'incontro culturale di tutta l'Europa e che oggi può essere un punto d'incontro con altri continenti, praticamente con l'Africa che è stato ed è il continente dimenticato. Per cui siamo ben contenti che avvenga questo e che avvenga a Bologna. Oggi c'è Miriam Makeba qua con noi e questo ha un significato elevatissimo secondo me. Che significato diamo alla presenza di un grande personaggio come Miriam Makeba che tanto ha fatto contro l'apartheid, che tanto ha fatto per quella che noi adesso chiamiamo un'integrazione interculturale, di cui forse non sappiamo nemmeno il significato? Sì. È uno di quei personaggi che ci fa capire che l'Africa non vuole andare né davanti né dietro, ma a fianco. Camminare, il futuro si costruisce attraverso persone, popoli, società che camminano fianco a fianco, che non solo cercano i propri diritti ma le proprie responsabilità. E allora io mi auguro che nel prossimo anno, che sarà il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti mondiali, dei diritti dell'uomo, ecco, diventi anche l'anno della responsabilità, in cui noi assumiamo la responsabilità verso l'Africa, l'Africa verso l'Europa e insieme verso il mondo per un futuro di vita e di pace per tutti. Quindi questo è un 1° maggio all'insegna del siamo insieme, lottiamo insieme e procediamo insieme. Esattamente, questa è la grande sfida. Oggi la forza della non violenza è proprio questo, non escludere nessuno. Noi ci avviciniamo all'altro non perché l'altro ha bisogno, ma perché senza l'altro siamo più poveri. Senza l'Africa, senza l'Asia siamo più poveri, come l'Africa e l'Asia senza di noi sono più poveri. L'altro è una ricchezza. Grazie, grazie Padre Ottavio.